volevamo avere uno spazio in cui iniziare ad avere la nostra voce, riunirci, poter fare delle assemblee, poter portare all'attenzione della nostra città alcune problematiche che ci riguardano. L'8 marzo 2014 veniva fondata la Casa delle Donne di Terni. Importante centro d'incontro, unico nel suo genere, ospita presentazioni di libri, laboratori di scrittura, danza, corsi di cucito, con lo scopo di mettere al centro i corpi e le voci delle donne. Centrale è anche il lavoro dello sportello antiviolenza. Quando parliamo di violenza non parliamo solo di maltrattamenti o violenza psicologica, parliamo anche di violenza economica, istituzionale. Offriamo aiuto a tutte le donne in difficoltà. Nonostante l'enorme lavoro svolto, la Casa delle Donne rischia di perdere la sede a seguito della decisione del Comune di mettere a bando lo spazio di via Aminale. Uno spiraglio per evitare la chiusura viene dalla proposta dell'assessore regionale alla salute e politiche sociali, Coletto, di inserire la struttura di Terni all'interno della rete regionale antiviolenza. L'8 marzo ci ricorda anche le battaglie delle donne, le lotte che le donne hanno fatto per avere dei diritti. Ed è in questo senso che, secondo noi, andrebbe comunque sempre ricordato l'8 marzo.